in questo breve intervento di presentazione del corso di laurea magistrale Ricerca sociale, politiche della sicurezza e criminalità LM88 vorrei presentare qualche aspetto di questo corso di laurea in ordine alle motivazioni che ci hanno spinto a progettarlo e anche in ordine ai possibili sbocchi occupazionali. Si tratta di un corso di laurea concepito e progettato in continuazione in stretto abbinamento, in continuazione con il corso di laurea triennale in sociologia e criminologia, e costituisce quasi una naturale continuazione della triennale. Si tratta di un corso di laurea concepito per rispondere a un'esigenza che abbiamo individuato nel territorio, l'esigenza di avere personale specializzato nell'ambito della progettazione di politiche della sicurezza. C'è un problema di politiche per far fronte al fenomeno della delinquenza. C'è nella nostra società il fenomeno della delinquenza che genera allarme sociale, genera preoccupazione. Occorre personale per gestire e progettare politiche di soluzione di questo problema. E il nostro corso di laurea serve proprio a raggiungere questo obiettivo. Difatti si tratta di un corso di laurea dove vengono approfondite tematiche relative alla sicurezza sociale, tematiche relative alla criminologia, al fenomeno criminale presente nella società, e si tratta di un corso di laurea che dà gli strumenti, offre allo studente gli strumenti per saper intervenire, progettare la soluzione di queste tematiche sociali, quindi progettare politiche di sicurezza, di prevenzione della criminalità, di prevenzione del disagio giovanile, tutti quei fattori sociali che generano delinquenza. Quali sono i possibili sbocchi lavorativi? Il nostro laureato, il laureato in politiche ricerca sociale, politiche della sicurezza e criminalità, potrà svolgere mansioni dirigenziali presso enti pubblici ed enti privati in cui viene richiesta la capacità, la professionalità di progettare politiche della sicurezza. Gli enti locali hanno bisogno di professionalità di questo genere, le aziende hanno bisogno di professionalità di questo genere, e quindi il nostro laureato, il laureato nel nostro corso di laurea potrà trovare sbocco di lavoro sia nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, ci sono dei concorsi nell'amministrazione penitenziaria, nel mondo della gestione delle carceri in cui potrà trovare sbocchi lavorativi, ma anche nelle aziende private dove potrà svolgere le mansioni legate alla figura professionale del security manager.